ampio e quindi arriva su quale commissione politiche appunto politiche dell'Unione Europea. Resta ancora ampio lo scenario, quindi cedo la parola. Intanto grazie dell'invito, dicevo a Matteo che è sempre una bella occasione per noi, insomma, andare in giro per l'Italia, incontrare le persone e confrontarci, perché diventa poi più facile quando dobbiamo prendere delle decisioni o ci dobbiamo confrontare anche così a livello parlamentare. Chi mi ha preceduto ha detto in modo così diverso, ma le cose su cui noi stiamo lavorando. Uno dei grandi temi che da subito ci siamo resi conto andava preso e va preso in modo molto serio e con un atteggiamento un po' diverso rispetto appunto al passato è appunto il tema dell'industria. Si diceva prima c'è bisogno di un piano strategico per l'industria, cosa che non c'è. Ecco, Matteo diceva prima, io mi occupo di, sono nella commissione che si occupa di politiche europee. Rispetto a questo tema, metto lì il primo problema, cioè il Trattato di Lisbona non prevede che la competenza sul tema delle imprese e sull'industria sia della Commissione europea, ma le competenze rimangono in capo ai singoli stati. Nella passata tornata la Commissione europea col commissario Tajani aveva in realtà, bypassando un po' il trattato, preso in mano comunque questo tema e aveva portato avanti, prima lui, poi Nelly Ferrucci nel periodo che appunto, ha occupato questo incarico, ha fatto tutta una serie di documenti, tra cui una comunicazione sulla rinascita industriale nei quali mettevano in fila tutta una serie di priorità per l'industria europea, che sono le priorità che abbiamo sentito elencare prima dalle tre persone che mi hanno preceduto, e chiedendo di fatto che gli stati, pur riflettendo ciascuno un po' per conto proprio, arrivassero a produrre tutta una serie di priorità su cui lavorare insieme. E queste priorità sono il tema della ricerca e dell'innovazione, il tema dell'internazionalizzazione delle imprese, il fare sistema e il potenziamento di tutto il settore manifatturiero, che è il settore fondamentale dell'Europa. Con l'insediamento della nuova Commissione, tutto questo percorso, appunto, in cui, si è di riflessione, ma anche di lavoro, su questi grandi temi, si è un po', fermato, si è un po' arenato, tanto che, per esempio, alcuni paesi come Francia e Germania hanno messo lì alcuni documenti rispetto ai piani industriali, ma non più in un'ottica di sistema Europa, ma pensando ciascuno a quello che è l'interesse del proprio paese. Ecco, è di questi giorni scorsi il lavoro, poi ve lo dirà meglio Gianluca, del parere che noi abbiamo reso rispetto appunto a questa comunicazione sul rinascimento industriale. Ci abbiamo lavorato in modo congiunto, facendo tante audizioni, cercando, insomma, il parere che la settimana scorsa, settimana scorsa avevo approvato, già fatto, quindi fresco e frutto di fatto del lavoro di quasi 2 anni. E è un lavoro che ci ha visto richiamare l'attenzione del governo, le esigenze che dicevamo prima, cioè non può esistere un paese che pensa di rilanciare la sua economia che non abbia chiaro un piano industriale, cioè noi che cosa vogliamo fare delle nostre imprese, che cosa vogliamo fare delle nostre industrie, che cosa vogliamo fare del manifatturiero. Pensiamo al tema della siderurgia, noi siamo il primo paese siderurgico, ma in cui la produzione siderurgica viene da rottame, abbiamo i dazi sui rottami, per cui, cioè, voglio dire, un problema che abbiamo fatto un'audizione di Confindustria la settimana scorsa, la persona che è venuta, che è emiliana tra l'altro, si chiama Ferrarini, ci diceva che le nostre aziende partono con 100 kg di peso sulle spalle,
in più rispetto a tutte le altre. Quindi il primo obiettivo su cui noi stiamo lavorando e che abbiamo chiesto con forza al governo è quello di elaborare insieme appunto un piano industriale che tenga conto di quelli che sono i punti di forza delle industrie italiane, tra cui per esempio appunto il manifatturiero e la siderurgia. L'altra questione su cui noi abbiamo lavorato sono tre anni che c'era così impredicato ma in discussione senza poi prendere una decisione seria di aderire o meno al brevetto unico europeo, tema dell'innovazione, tema dello star dentro, un sistema che ci consente di stare al pari con l'economia globale. E la settimana scorsa anche lì, frutto di tutta una serie di indagini, di valutazioni di impatto e di lavoro, abbiamo approvato una risoluzione che impegna il governo ad aderire al brevetto unico europeo, che era bloccato per una questione legata di fatto a un problema della lingua, il trilinguismo e i tribunali, cioè chi vorrà brevettare deve farlo in una lingua che è o l'inglese o il francese o il tedesco, in tribunali appositi. Quindi insomma questa cosa creava in qualcuno un po' di problemi. Insomma, abbiamo detto che certo il tema del trilinguismo può essere un tema, ma senza l'adesione al brevetto unico creavamo altri problemi ben più gravi di quelli della lingua, per cui anche lì c'è stata una spinta da parte del Parlamento, accolta devo dire subito dal governo, nell'aderire anche a questa cosa. L'altro tema, che è più un tema invece che riguarda appunto il rapporto tra l'Italia e le politiche europee, ed è una cosa che è un tema su cui stiamo ragionando proprio in questi giorni, è il tema del recepimento delle direttive e del come l'Italia partecipa alla legislazione europea, perché è una questione che apparentemente è molto lontana rispetto a quella che è il tema di stasera dell'economia e dell'impresa. In realtà è uno dei temi che noi più spesso come parlamentari ci sentiamo porre dalle associazioni di categoria, ma dagli imprenditori stessi, perché che cosa succede? Il percorso legislativo rispetto all'Unione Europea ha due fasi: una fase ascendente, cioè nella quale ci sono dei temi su cui si sta ragionando e ogni paese, fatta tutta una serie di riflessioni, pone quella che è, mette lì quella che è la sua posizione. Ha dei tavoli di negoziazione a Bruxelles, dopodiché vengono definite le direttive. Poi c'è la fase del recepimento. Noi qual è stato l'uso e il costume dell'italiano fino ad ora? Cioè quello di non essere presenti in nessun modo nei tavoli di negoziazione e della fase ascendente, e poi nella fase di recepimento mettere toppe e pezze a cose che poi magari ci era difficile recepire, creando dei problemi enormi. Vi faccio un esempio: domani va in aula la legge di delegazione, c'è una direttiva sull'etichettatura del miele, cioè entro nel dettaglio perché così ci capiamo bene. La direttiva europea che cosa prevede? Prevede che se uno invasetta il miele deve scrivere se è miele europeo o extraeuropeo, o misto europeo ed extraeuropeo, se proviene da entrambe le collocazioni geografiche, senza entrare nel dettaglio di da quali paesi deriva. Questo vale per tutta Europa. Per coloro che producono miele in Italia bisogna mettere praticamente anche l'indirizzo dell'albero da cui arriva l'ape. E allora il problema dove sta? Sta che se io sono un'azienda straniera che produce miele e magari chiamo il mio miele con un nome che ha un'assonanza italiana e ho miele nel vasetto che viene dalla Romania e dalla Bulgaria, scrivo miele provenienza EU e io che lo compro, si chiama luna di miele per esempio, vedo provenienza Europa, penso che sia un miele italiano. La ditta che fa miele italiana deve scrivere quanto viene dalla Bulgaria, quanto dalla Romania, quanto da, e io che leggo dico no, aspetta, Romania, Bulgaria, lo lascio lì e creo un problema. Quindi questa cosa, che adesso vi ho portato l'esempio del miele, ma ve ne potrei fare una centinaia di questi esempi,
questa cattiva abitudine anche legislativa, che cosa ha creato? Ha creato tutta una serie di ulteriori difficoltà alle nostre imprese, che si trovano spesso a dover competere con regole non solo al di fuori dell'Europa, ma anche all'interno degli Stati membri, che le pongono in svantaggio. In queste settimane noi abbiamo agli studi, abbiamo fatto anche un seminario l'altra settimana e abbiamo questo documento in commissione, che è un documento che arriva dalla Commissione Europea, che si intitola Legiferare meglio, legiferare meno, e che ha come uno dei capisaldi, ma proprio come elemento ulteriore di crescita e di aiuto alle imprese e all'industria europea, proprio il tema dell'evitare di creare pasticci, di creare così complicazioni all'interno dei singoli Stati membri, ma di far sì che le direttive europee siano discusse in modo molto preciso nella fase ascendente, e poi ogni Stato, cioè tutti gli Stati, in qualche modo siano chiamati a recepirle tale e quale. Ecco, questo per dirvi che tanti passi, cioè i problemi che avete evidenziato, sono i problemi che abbiamo trovato anche noi e che sono quelli con cui noi di fatto ci confrontiamo tutti i giorni. Passi avanti ne sono stati fatti, molti ne rimangono da fare. Sono già emersi il tema dell'idea italiana del piccolo e bello, che è una cosa che non, sul mercato globale non funziona più, fa molta fatica, però a noi rimane il fatto che la maggioranza delle nostre imprese sono piccole e medie imprese, e non solo piccole e medie, alcune sono anche microimprese, per cui anche lì noi non possiamo, cioè ci piacerebbe avere una realtà diversa, però questa è la realtà produttiva del nostro paese, quindi con questa noi dobbiamo fare i conti. E allora lì verso che cosa noi stiamo lavorando? Stiamo cercando di lavorare per far sì, e l'abbiamo fatto con le associazioni di categoria, favorendo per esempio tutta una serie di percorsi come le reti di imprese, con Confindustria per esempio abbiamo lavorato molto affinché le reti di impresa, pur non avendo personalità giuridica, potessero, una volta costituite, accedere ai fondi europei, cosa che fino a poco tempo fa non era possibile. Quindi stiamo cercando di immettere alcuni strumenti che mettono a sistema tutta una serie di realtà per far sì che ciascuno possa continuare a rimanere piccolo, se è piccolo, ma dentro un contenitore un po' più grande, che gli consente in modo meno complicato di essere un soggetto attivo su quello che è un mercato globale. È difficile? Sì, lo è, però altre strade in questo momento non pare ce ne siano molte. L'altro aspetto appunto fondamentale è quello di continuare a lavorare affinché si crei proprio una cultura diversa anche rispetto agli imprenditori, che è quella che lei ha ben delineato prima, cioè imprese e aziende che non sono ripiegate su se stesse, ma che sono capaci di guardare all'esterno in modo così da protagonisti, perché puntano su prodotti di grande qualità. Certo, rispetto a questo è chiaro che le risorse anche rispetto alla ricerca e all'innovazione dovrebbero essere di più, il momento è quello che è, il tema però è ben presente. L'ultimo punto, poi non vi stanco oltre, è il tema dei fondi europei, lo si diceva bene prima, le risorse lì su questi temi, soprattutto sulle misure ad accesso diretto, ci sono e sono tante. Noi come paese abbiamo un problema di accesso a questi fondi, e devo dire che vabbè, per le regioni come l'Emilia Romagna, come può essere la Lombardia che è stata citata prima, il Veneto, il Piemonte, non c'è un problema di utilizzo dei fondi, nel senso che i fondi vengono utilizzati praticamente tutti. C'è un problema di come vengono utilizzati, nel senso che se voi avete 10 minuti da perdere nei prossimi giorni, avete voglia di andare in internet a vedere il portale Open Coesione, che riporta tutti i dati del 2006-2013 di come sono stati usati i fondi europei, ma trovate proprio paese per paese. Se andate a vedere a Bologna, lì vi esce chi li ha usati, come, quando, come sono stati utilizzati. Vi spaventate? Cioè, io non so se io vengo dalla provincia di Brescia, non so se la conoscete, nel mio paese c'è l'Iseo Serrature, che è una delle aziende che fa serrature. Qual è il paese? Pisogna.
sul lago d'Iseo, se vengo da lontano. E Francia Corta, però. Sì, è vicino. E cioè, se voi andate a vedere, in quella zona uno dei pochi, delle poche imprese che ha beneficiato di fondi europei è stata la Iseo Serrature, colosso nel suo settore, ha partecipato a un progetto i cui partner erano centinaia e ha usufruito di questo fondo europeo per 500 euro. Cioè, allora io penso che sia stato come prendervi e buttarvi dalla finestra. Cioè, quindi il tema nelle regioni che sono regioni competitive come le nostre rispetto a questi fondi europei che costituiscono davvero ancora una risorsa importante non è soltanto quello di usarli ma di come li usiamo. Perché effettivamente gli assi su cui si possono usare sono molteplici, soprattutto per questi temi. Bisogna però essere capaci di fare operazioni di sistema, di leggere quelli che sono i bisogni e far sì che queste risorse costituiscano un pezzo importante per percorsi di sviluppo che poi possano essere sostenibili nel tempo.